Oggi sul nostro banchettino delle torture, che non abbiamo mai chiamato così nella vita, ma oggi mi andava, abbiamo ben tre smartphone: Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Insomma, tutta la famiglia dei top di gamma di Xiaomi. E voi vi chiederete perché? O forse no, perché avete già letto il titolo di questo video e quindi già sapete che la nostra missione è confrontarli. Quest'anno Xiaomi ha deciso di portare sul mercato ben tre flagship che hanno caratteristiche diverse e soprattutto prezzi diversi. La domanda quindi è: quale prendo? Insomma, come faccio a sapere cosa cambia e quale si adatta alle mie esigenze? Ed è qui che entriamo in gioco noi. Li abbiamo provati tutti quanti e abbiamo deciso di realizzare questa piccola guida per darvi una mano a decidere. Partiamo dalla top di gamma che abbiamo già recensito su questo canale e su techprincess.it. Se non avete visto o letto la mia recensione, mi offenderò parecchio, sappiatelo. Però potete rimediare perché nell'info box trovate tutti i link utili per approfondire. Dicevamo, Xiaomi 12 Pro è il super top di gamma e non gli manca davvero niente. A bordo abbiamo il processore Snapdragon 8 Gen 1, quindi l'ultimissima generazione del chipset di Qualcomm, ad accompagnarlo 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sappiate che non c'è nulla che lo spaventa, si comporta bene con qualsiasi genere di attività, inclusi videogiochi graficamente più impegnativi. Abbiamo poi una batteria da 4600 mAh che supporta la ricarica rapida a 120 W, che è tantissimo, in 20 minuti ricaricate completamente il telefono ed è una bella comodità. Il display è un E5 Super AMOLED LTPO, un sacco di nomi complessi, lo so, ve lo traduco in soldoni. In sostanza significa che lo schermo è a basso consumo e che può cambiare frequenza di aggiornamento in modo intelligente, quindi in base al contenuto può passare da 1 a 120 Hz, cosa che consente di risparmiare energia senza però rinunciare ad un'eccellente qualità. Il sistema è fluido e la resa dei colori è ottima, così potete godervi qualsiasi contenuto. E poi arriviamo alla fotocamera. Xiaomi 12 Pro ha tre sensori posteriori da 50 megapixel. Il principale, che è un Sony IMX707, e poi abbiamo un ultra grandangolare e il teleobiettivo. Le foto e video che portate a casa sono di qualità eccellente e in più avete davvero un'enorme versatilità. Non mi dilungo sul design dello smartphone perché in realtà esteticamente sono praticamente gemelli. Se ve ne piace uno, vi piacciono praticamente tutti. Xiaomi 12 Pro è in vendita a partire da 1099,90 euro. È un signor top di gamma. Come vi dicevo all'inizio, non gli manca niente ed è adatto proprio a coloro che non vogliono rinunciare a nulla. Passiamo a Xiaomi 12, che tra l'altro è arrivato in redazione nella colorazione purple, che è meravigliosa. Cosa cambia? Prima di tutto, peso e dimensioni. È più leggero e più compatto, anche perché qui il display è da 6,28 pollici contro i 6,73 pollici del 12 Pro e la risoluzione è Full HD invece di WQHD, impronunciabile. Lo schermo è un AMOLED con una frequenza di 120 Hz fissa, quindi non passa da solo da 1 a 120 Hz, ma o avete i 60 Hz o avete i 120 Hz. La resa è comunque ottima, ma non avete quel plus in termini di risparmio energetico, che comunque non è un enorme problema, visto che la batteria da 4500 mAh vi porta comunque a fine giornata. Non avete però la ricarica a 120 W. Il processore è lo stesso della versione Pro, ma qui abbiamo 8 GB di RAM. Cambia invece lo spazio di archiviazione, che può essere di 128 o 256 GB. Le prestazioni sono le stesse, quindi anche in questo caso potete farci un po' di tutto. La differenza più importante la troviamo sul comparto fotografico, dove abbiamo sempre un sensore principale da 50 megapixel, che però è un Sony IMX766, accompagnato dall'ultra grandangolare da 13 megapixel e da un obiettivo telemacro da 5 megapixel. Abbiamo quindi un po' meno versatilità rispetto a Xiaomi 12 Pro. Tutto questo a 799,90 euro. A chi è adatto quindi? Prima di tutto a coloro che vogliono spendere un po' meno. Tra le mani avete comunque un top di gamma, più compatto e più leggero.
Personalmente lo suggerisco a chi magari scatta meno foto e cattura meno video. La qualità è sempre alta, ma come vi dicevo, il comparto fotografico non ha la stessa versatilità del 12 Pro. Arriviamo infine a Xiaomi 12X, che vi anticipo subito è in vendita a 699,90 euro. La configurazione qui è unica, 8 256 GB. Praticamente è uguale a Xiaomi 12 in termini di display, fotocamera, batteria e ovviamente design. Qui cambia però il processore, perché abbiamo il vecchio Snapdragon 870. Vecchio perché non è l'ultimo chipset di Qualcomm, ma si comporta comunque alla grande. Le differenze secondo me le notate più che altro con giochi molto pesanti, ma per il resto si comporta comunque benissimo. Insomma, lo suggerisco a chi vuole risparmiare altri 100 euro, che non fa mai male, o a chi non è super appassionato di gaming e vuole comunque risparmiare 100 euro. Direi che vi ho detto tutto, se avete dubbi, domande, perplessità lasciate un commento, vi ricordo anche di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi su Instagram, che è sempre cosa buona e giusta. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!